Buonasera e grazie di essere venuti in questo momento quasi finale della Biennale Tecnologia 2022. Prima di introdurre il dottor Paolo Busoni e di cominciare un dialogo tra di noi, volevo dire due parole su questa serata e anche sulla serata che l'ha preceduta, quella di ieri sera, perché questo abbinamento di due serate dedicate a quello che abbiamo voluto chiamare il lato oscuro della tecnica è stato pensato, ci tengo a sottolinearlo, prima che cominciasse la guerra tra Russia e Ucraina, anzi anche prima addirittura che la Russia cominciasse ad ammassare le sue truppe, perché non lo abbiamo pensato come un tema di attualità. Abbiamo pensato che una biennale tecnologia che vuole occuparsi dei diversi aspetti della tecnica, dei diversi aspetti del rapporto tra tecnica e umanità, come dice il sottotitolo della biennale, una biennale tecnologia fosse incompleta e, permettetemi di dire, rischiasse di essere anche un po' ipocrita se non si parlava di tecnologie militari. Le tecnologie militari, ci teniamo a dire, sono l'altra faccia, così come si dice l'altra faccia della luna, della tecnologia di cui più spesso ci parla, quella innovativa, quella che cambia la nostra vita, quella che magari minaccia l'ambiente, ma comunque non è malvagia di suo, mentre tendiamo a pensare che sono malvagie di loro le tecnologie militari. In realtà, tra le tecnologie militari e quelle civili il rapporto è estremamente complesso e ieri ne abbiamo parlato da un certo punto di vista con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo e con Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana di Difesa, quindi due persone che apparentemente sarebbero su posizioni assolutamente opposte. Ci siamo confrontati sull'industria degli armamenti, su quanto le tecnologie militari contino anche dal punto di vista sociale ed economico. Sono dati che secondo me non dobbiamo assolutamente dimenticare. Quando si fa finta che la guerra non ci sia, adesso è impossibile naturalmente, ma fino a qualche mese fa sembrava possibile, si fa non solo ipocrisia ma anche un bel po' di razzismo, perché comunque la guerra c'è sempre, almeno in alcune parti del mondo, e se non la vogliamo vedere è perché non vogliamo vedere quelle parti del mondo che si chiamano Congo, Afghanistan o Iraq, eccetera. La guerra c'è sempre, gli eserciti ci sono praticamente dappertutto, ne parlavamo con Paolo Busoni, è l'unico stato del mondo che ha rinunciato a un esercito, che è il Costa Rica, ha una polizia armatissima, quindi lo Stato, che secondo Max Weber era caratterizzato dal monopolio della violenza, e parleremo anche se questo monopolio esista davvero e soprattutto se esista ancora, lo Stato comunque, che è caratterizzato dal monopolio della violenza, è caratterizzato anche da una grossa dose di violenza, almeno potenziale. Le forze armate sono un elemento assolutamente caratteristico di tutti gli stati moderni, costitutivo direi, al punto che la parata del 2 giugno è una parata militare, e al punto che una delle cerimonie più tipiche di uno Stato, pure pacifico, c'è scritto nella Costituzione come quello italiano, è la corona al milite ignoto, cioè quindi la corona al simbolo della Prima Guerra Mondiale. E comunque la spesa per armamenti nel mondo ogni anno, e parlo solo di quella pubblica, senza parlare di tutte quelle clandestine, eccetera, è pari circa al PIL dell'Italia, parlando di quella pubblica. E senza parlare del fatto che oltre alla spesa di ogni anno ci sono le armi accumulate e che restano, a cominciare da quelle nucleari. Quindi sostanzialmente il lato oscuro, come dicevamo, della tecnica, e la tecnica militare, oscuro anche perché troppo spesso taciuto, è un elemento fondamentale della nostra vita ed è un elemento permanente della nostra vita. Per questo abbiamo ritenuto che
e d'altra parte, scusatemi, voglio aggiungere una cosa, d'altra parte la violenza umana è sempre tecnica. Tecnica. La violenza umana è sempre tecnica, tra i reperimenti dei paleontologi, negli insediamenti più primitivi dell'Homo sapiens e a volte anche dell'Homo habilis, dell'Homo erectus che ci hanno preceduto, tra i reperimenti più tipici ci sono sempre degli strumenti anche di armi, frecce e coltelli di selce e così via, oltre che martelli, eccetera, eccetera. L'umanità è una specie la cui violenza è sempre stata strumentale, diceva un autore che mi piace citare, che era il vecchio Engels, che caduto nel dimenticatoio Marx è caduto ancora più nel dimenticatoio, però lo diceva con lucidità. Il rapporto tra strumentalità e violenza è antico. È anche per questo che stasera abbiamo deciso di dedicare il secondo incontro di questo piccolo ciclo di incontri sul lato oscuro della tecnica alle tecnologie militari, in particolare alle tecnologie militari che hanno contrassegnato la storia di questi ultimi secoli. E per questo abbiamo chiesto a Paolo Busoni, che oltre ad essere bibliotecario dell'Università di Pisa, ha collaborato anche sul campo con diverse organizzazioni di volontariato. ONG, una parola. ONG, io ho appena scritto un articolo per dire che parlare dell'ONG come parolaccia è una dimostrazione di ignoranza, con diverse organizzazioni non governative che sono essenziali nella ferocia degli stati moderni, tanto per essere chiari, e quindi Paolo Busoni, che ha collaborato con diverse ONG in diverse parti del mondo anche a occuparsi dei danni fatti dalle armi militari, proporrei a voi, diciamo, una conversazione in cui naturalmente la parte principale la farà Paolo. Io gli porrò delle domande che possono proseguire, compatibilmente col tempo che non è molto, anche nelle domande da parte del pubblico su alcuni dei temi più cruciali, io credo, del rapporto tra guerra e tecnologia oggi e nel passato che ci riguarda. Quindi io comincerei con una domanda molto semplice, Paolo, cioè se tu puoi rapidamente sintetizzare quelle che secondo te sono, diciamo, tre, è un numero a caso, le tre innovazioni tecnologiche in campo militare che più hanno cambiato sia la guerra sia la società. Una bella domandona. Ah, io sono tutt'altro che accademico, quindi sentitevi liberi di interrompere, di fare domande, figuriamoci. Interrompere proprio no, alzare la mano magari. Sì, va bene. Mi serviva la prima foto, ma poi semmai la facciamo vedere dopo. Sostanzialmente le grandi innovazioni nella tecnica militare si concentrano nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Lì abbiamo avuto l'industrializzazione della guerra, nel senso che sì, la guerra aveva già scoperto la polvere da sparo, tutte queste cose qua che studiamo tutti, però con la seconda rivoluzione industriale abbiamo avuto a disposizione una tecnologia asservita alla guerra di particolare raffinatezza. E quindi un aumento della gittata dei cannoni, un aumento della mobilità delle forze, e questo si è avuto prima utilizzando i treni e poi con l'avvento del motore a scoppio, tutto ciò che ha coinvolto il motore a scoppio, e poi la chimica e poi la fisica. Nella foto vedete il cannone che colpiva di notte Parigi, non è la Grosse Berthe. La Grosse Berthe era un altro cannone, era più basso, più brutto, sempre un prodotto della Krupp. Krupp è una delle più importanti industrie della metallurgia della storia. Questo era fra l'altro un cannone che si chiamava proprio il cannone di Parigi, era stato costruito apposta, anzi era stato tolto da una nave e portato su un treno apposta per colpire di notte Parigi, e la tecnologia era così raffinata che sfruttava già un concetto di balistica che adesso noi associamo ai missili. Cioè in realtà non sparava a cannone
nel senso diretto, e non sparava neanche a obice, sparava a parabola, spedendo questo proiettile di 320, che è un aggeggio che pesa come una Fiat 500. E nella stratosfera, in modo che incontrasse poca resistenza, facesse più chilometri, e poi dopo rientrava con un calcolo balistico che, non avendo i computer, nel 1916 era piuttosto complicato da ottenere. La seconda foto invece la conosciamo tutti. In realtà forse parlo così anche perché figlio di un generale d'artiglieria, e la balistica, gli artiglieri, diciamo, della prima metà del Novecento avevano più o meno delle competenze di tipo matematico e geometrico paragonabile del tutto a quella degli ingegneri di buon livello. Sì, accidenti, la trigonometria era una scienza assoluta, però calcolate che questo cannone veniva montato di notte, sparava più o meno a caso e riusciva a colpire il centro di Parigi a una distanza superiore a 100 chilometri. È una cosa, da un punto di vista tecnologico, estremamente affascinante. Come del resto è affascinante il percorso degli aggressivi chimici. Gli aggressivi chimici nati dal grandissimo fervore, anche lì tedesco, poi dopo raggiunto dagli americani, da tutti, perché poi quando si è cominciato a parlare di organofosfati, tutti si sono buttati sugli aggressivi chimici. Però sostanzialmente era la ricerca di nuove molecole quando finalmente la chimica è diventata biochimica, chimica di sintesi, ecco, diciamo così. E quindi quello è stato un grandissimo passo avanti. La terza foto... Scusate, non per rompere, ma così perché diamo più dialogo. La chimica era tedesca. Primo Levi, che era un chimico, quando arriva ad Auschwitz e si salva la vita perché è un chimico, lo scrive in sequestro un uomo, viene esaminato sul libro che aveva studiato qui all'Università di Torino per diventare chimico, ed era un libro in tedesco. Nella prima metà del Novecento tu non facevi il chimico se non sapevi il tedesco. Quindi era anche un aspetto particolarmente avanzato dell'industria chimica e dell'industria tedesca rispetto ad altre. E tuttora la farmaceutica tra Svizzera e Germania è la più avanzata del mondo, se non con le nuove tipo Moderna, Pfizer, eccetera, ma forse neanche quelle. Questo signore invece è un personaggio un po' sconosciuto nella storia. Questo è il generale Leslie Groves. È un geniere dell'esercito americano, una persona che è andata tranquillamente a morire in pensione, ma che ha avuto una grande tomba nel cimitero degli eroi ad Arlington, perché è colui che ha sovrinteso la parte logistica della costruzione della bomba atomica. Tutti noi conosciamo Robert Oppenheimer, il fisico che fu l'accentratore dei cervelli che portarono poi alla costruzione dei laboratori e all'esperimento prima di Alamo Gordo e poi al lancio delle bombe. Ma se non c'era Groves, che non a caso fino a poco tempo prima era stato il responsabile del cantiere del Pentagono, se avete presente, da un punto di vista edile il Pentagono è una struttura complicatissima, perché sono cinque file di edifici di cinque lati concentrici, costruiti perfettamente simmetrici, che fanno fra l'altro da waypoint per atterrare all'aeroporto Dallas di Washington, tant'è che durante l'11 settembre uno degli aerei dirottati colpì il Pentagono. È una mentalità organizzativa pazzesca. Quindi cosa rappresenta Leslie Groves? Rappresenta sì l'arrivo della fisica nella guerra, della fisica raffinatissima, della fisica atomica nella guerra, ma rappresenta soprattutto l'asservimento della tecnica. Perché, e ci sono tantissimi autori che ne parlano, con l'arrivo dei soldi infiniti, delle capacità industriali infinite messe a disposizione, come dire, logisticamente gestite da questa persona, che aveva chiaramente un budget che nessuno di noi si può immaginare, perché la prima bomba atomica è stato l'oggetto più costoso mai prodotto dall'uomo. Cioè le piramidi hanno fatto, qualcuno si è messo lì a fare i conti, le piramidi sono costate meno. Quindi la prima bomba atomica, quella che si sono tirati addosso nel deserto di Alamo Gordo, è stata l'oggetto più costoso mai costruito dall'umanità.
l'oggetto singolo. E lui aveva questa disponibilità di fondi, con questa disponibilità di fondi ha attratto menti pure, perché anche Oppenheimer era una persona che poi dopo la guerra ha detto molto a proposito del suo coinvolgimento nella bomba, e da lì parte un concetto fondamentale. Sì, la tecnologia, ma soprattutto l'indirizzo della tecnologia. Non a caso un altro generale, che è passato alla storia anche per essere stato un presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, lasciando il potere nel discorso di commiato quando stava per entrare in carica a Kennedy, fa il famoso discorso del complesso militare industriale. Cioè lui dice che il complesso militare industriale, la commistione di interessi fra l'industria militare, i militari e l'enorme quantità di soldi che questa gente ha a disposizione può essere un vulnus per la democrazia americana. Detto da quello che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, che poi ha fatto il Presidente degli Stati Uniti durante il periodo del Missile Gap, è particolare ed è un evento fondamentale. Quindi secondo me i tre punti sono sostanzialmente: prima la tecnologia metallurgica che raffina a livello infinito tutto ciò che è stato fatto precedentemente. La polvere da sparo l'hanno inventata i cinesi quasi 1000 anni prima. Poi la chimica, la fisica, ma soprattutto persone come Groves che sono riuscite a prendere tutto questo e farlo diventare la tecnoguerra. La tecnoguerra di oggi, che è la guerra con la quale noi conviviamo, perché poi adesso è tutto guerra. Alla fine ci sono una serie di copertine di libri, alcune delle quali di libri assurdi, dove praticamente qualsiasi attività umana può essere utilizzata per far guerra, secondo la dottrina della guerra soffice dei cinesi, soft war. Andiamo avanti appunto conversando. Ci sono due aspetti in quello che hai detto che secondo me sono di grandissimo interesse. Uno, l'ultimo, la centralità dell'organizzazione e della logistica. La guerra è tecnologia hard, ma è anche tecnologia soft della logistica, e quella tecnica particolarissima che è la scienza dell'organizzazione, che del resto ha avuto come modello il modello militare, cioè sostanzialmente la piramide del comando, le catene del comando, per moltissimo tempo, in parte ce lo ha ancora. E a proposito della logistica, tema che è stato trattato anche dai relatori di ieri, per dire che poi stiamo tornando, a proposito della logistica e a proposito di Eisenhower, una delle grandi novità della Seconda Guerra Mondiale si chiama Jeep, cioè un'automobile detta Jeep, cioè General Purpose, che volle Eisenhower, cioè diciamo i suoi esperti, come un'automobile così versatile, perché questo è l'elemento interessante della Jeep, così versatile da poter andare su quasi qualunque terreno e così via. General Purpose ha commissionata non a una delle tre grandi aziende, ma alla quarta, non a Ford, General Motors o Chrysler, ma ad American Motors, piccola, minore azienda automobilistica, e che appunto partecipò alla guerra in un modo che spesso non consideriamo, così come i camion, così come gli aerei da trasporto e così via. Quindi questo mi pare fondamentale da ricordare. La guerra, come del resto in pace, tecnologia, organizzazione, logistica sono inscindibili. L'altro aspetto che mi sembrava molto interessante riguarda proprio la chimica. Perché la chimica viene usata, come credo tutti sappiamo, nella Prima Guerra Mondiale dai tedeschi, soprattutto è famosa la battaglia di Ypres, da cui viene il nome dell'Iprite. La chimica viene usata soprattutto dai tedeschi, viene teoricamente messa al bando. Cioè, esiste comunque una convenzione che mette al bando le armi biologiche e chimiche, e che viene violata dall'Italia durante la guerra d'Etiopia. E comunque uno dei grandi temi della guerra contemporanea è: quelle convenzioni mai del tutto rispettate, ma reggono ancora? Uno dei grandi temi che ci siamo posti anche nel dibattito di ieri è: in realtà non stiamo andando verso una guerra dove anche quel piccolo ma importante limite che erano le convenzioni contro le armi chimiche e biologiche rischia di saltare? Questa è una domanda rischiosa. Ah sì,
cioè simpatico. In realtà appena si è incominciata a industrializzare la guerra, quindi diciamo così, dalla battaglia di Solferino e San Martino, quando le masse erano così grandi che finalmente le opinioni pubbliche cominciarono a rendersi conto di che disgrazia pazzesca potesse essere una guerra combattuta con quelle armi lì, in parallelo sono nati gli sforzi umanitari. La Croce Rossa Internazionale nasce nel 1864 proprio per quello. E tutte le convenzioni che si sono succedute, quella che metteva al bando i proiettili esplosivi, quella che metteva al bando certi tipi di armi, quello che metteva al bando subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la prima convenzione per la messa al bando delle armi chimiche, perché ora ce n'è un'altra, discussa non più di 10 anni fa. Quindi sono tutti tentativi dell'uomo di mettere un freno alla guerra. Ma è veramente complicato. È veramente complicato, perché una volta che hai scoperto un modo economico, si dice proprio così, pagante per ammazzare, farne a meno è complicato. Diventa superfluo, superato, e allora non mi interessa più, oppure in realtà è molto complicato. Vi faccio un esempio della guerra di oggi, perché tanto certo, succede certo. Tutti i giorni. La Russia non è un firmatario del Trattato Internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo. Neanche gli Stati Uniti, ma l'Ucraina sì. Però nella prima tranche di aiuti americani all'Ucraina ci sono le mine Claymore, delle quali ho portato una foto, che sono delle mine antiuomo un pochino meno odiose. Esiste un termine nei trattati internazionali che è particolarmente odiose. La traduzione in italiano è questa: trattato per la messa al bando di talune armi particolarmente odiose. Fra queste, le mine antiuomo sono considerate particolarmente odiose perché soprattutto non hanno una specificità, nel senso che vengono messe, durano anni, magari continuano a funzionare anche dopo che è finito il conflitto, ci salta sopra chiunque, non necessariamente il soldato per cui era stata pensata. Le Claymore sono mine da intercetto, sono una via di mezzo, sono una specie di trappola, perché si attaccano al tronco di un albero, si mettono su dei cavalletti e poi con dei filini di nylon si fanno delle trappole, in modo che arriva il soldato che sta avanzando, inciampa, si dice proprio filo di inciampo, sulla Claymore, sul filo di inciampo parte il detonatore e questo oggetto spara 400 dardi, piccole freccette di plastica a raggiera. È una mina antiuomo, fa parte delle mine antiuomo vietate dalla Convenzione Internazionale, però in questo momento nella prima tranche di aiuti statunitensi all'Ucraina sono state messe e l'Ucraina era un firmatario del Trattato Internazionale a messa al bando. E nella liberazione di Kherson, che è quella cosa di questi giorni, sia gli ucraini che i russi, la prima cosa che hanno dovuto fare era, da una parte e dall'altra, procedere allo sminamento. Anzi, gli ucraini si aspettavano che i russi avessero minato molto di più di quello che in realtà è stato. Ma loro, non essendo firmatari, cioè c'è sempre il non l'ho firmato. L'Ucraina l'aveva firmato. Quindi è difficile fare a meno di un'arma una volta che l'hai scoperta. Infatti, uno dei dibattiti tipici proprio tra gli scienziati è se fosse possibile, se sia possibile disinventare qualcosa. Naturalmente è un concetto che però chi si occupa di tecnologia dovrebbe comunque prendere in considerazione. La bomba nucleare ha una potenza distruttiva tale che, secondo me, il discorso che spesso si fa, le bombe nucleari sono talmente distruttive che non verranno mai usate, fa paura, anche solo a dirlo. La bomba nucleare è una potenza distruttiva tale ed è comunque diffusa talmente, perché ce l'hanno pure India e Pakistan, e io temo che saranno i primi ad usarla, ma comunque ce l'hanno la Cina, poi anche la Corea, eccetera, eccetera, la Corea del Nord e così via,
Come? Anche Israele. Israele, naturalmente l'Iran, naturalmente, o se la sta dando e c'è molto vicina, eccetera. Quindi la bomba nucleare che può cominciare a esplodere anche in guerre apparentemente locali e immediatamente avrebbe conseguenze mondiali, è un problema quasi irrisolvibile con le sole convenzioni o cose di questo genere. E d'altra parte si può disinventare qualcosa? Credo che sia estremamente difficile, però è un problema che i tecnologi dovrebbero porsi. Quando sono state introdotte tecnologie di particolare potenza devastante, come disarmare quelle tecnologie in maniera convincente? Non si disarmano, l'unica cosa è il controllo. Nel caso delle armi atomiche esiste un controllo che potremmo definire un controllo sociale, nel senso che dopo aver vissuto per anni in una contrapposizione della mutua deterrenza, della mutua distruzione, quindi della deterrenza dovuta al fatto che il primo che lo usava sarebbe stato solo il primo, ma necessariamente non sarebbe sopravvissuto nessuno. E con le armi atomiche va abbastanza bene questo discorso, l'equilibrio è sostanziale. Per tutto il resto è veramente complicato, cioè ci vuole un controllo sociale rappresentato dalla società civile. Faccio un esempio di una convenzione limitatissima, che è la convenzione per la messa al bando delle armi accecanti. In pratica, al momento nel quale sono stati disponibili dei laser di sufficiente potenza, l'idea di utilizzarli per accecare i piloti degli aerei che ti venivano incontro è stata immediatamente sul tappeto. Si dice che nella guerra delle Falkland gli inglesi abbiano abbattuto parecchi argentini in questa maniera. Tuttavia l'arma accecante, un po' come le armi chimiche di una certa categoria, quelle legate al fosgene per esempio, che hanno una funzione fondamentalmente accecante, siccome hanno un effetto sociale spaventoso, hanno mosso l'opinione pubblica e la convenzione è stata fatta. Cioè, in quel caso lì, come nel trattato per la messa al bando delle mine antiuomo, è stata l'opinione pubblica a dire facciamo il controllo, e l'opinione pubblica italiana è stata una delle più attive del mondo. Non a caso noi siamo stati i primi ad avere la legge e fra i primi firmatari della convenzione internazionale e fra i primi a distruggere gli stock, che non erano secondari gli stock di mine antiuomo in Italia. Sta di fatto che è la società civile il vero cane da guardia che fa disinvestire, disinventare. L'unica altra maniera per disinventare è migliorare a tal punto altre tecnologie da rendere obsolete quelle lì. In questo momento nessuno si metterebbe a usare il cloro, certo, okay? come nella prima guerra mondiale, probabilmente perché gli aggressivi nervini, che sono la attuale, ormai da 20 anni, 30 anni, binari, strumento di aggressivo chimico più redditizio, rendono il cloro sostanzialmente una cosa obsoleta, purtroppo è quello. Però il resto, il modo di disinventare non c'è, c'è il modo di controllare. Per esempio la IAEA, che avete sentito tutti con il suo segretario generale andare a controllare la centrale atomica nell'oblast di Zaporizhzhia, eccetera, eccetera, ha una funzione di inventario mondiale dei precursori che servono per fare le armi atomiche, non solo l'uranio, il plutonio, ma anche tutte quelle altre cose che aiutano, tipo negli ignitori, il polonio, eccetera, eccetera, ha una funzione anche di inventario, e con questo inventario tiene sotto controllo l'energia atomica non civile, ecco, diciamo così. Sì, tra l'altro si parla appunto, tra le armi cosiddette vietate, si parla molto di quelle chimiche. Quelle biologiche, è interessante che sono state molto tirate fuori da voci cospirazionistiche relative al laboratorio di Wuhan, dove comunque in qualche misura, che ha avuto comunque in qualche misura un grosso ruolo nei confronti del Covid. Il problema delle armi biologiche io credo che sia ancora più complesso, perché il quadro epidemiologico mondiale è cambiato con una velocità impressionante negli ultimi 30 anni, pensiamo l'Ebola, l'AIDS, negli ultimi 40-50 anni l'Ebola, l'AIDS, eccetera, eccetera, e lo stesso Covid. La spagnola non è stata un'arma biologica, ma è stata quasi un'arma biologica.
la grande guerra biologica quasi inconsapevole l'hanno fatta gli europei agli indigeni delle Americhe, col morbillo, l'influenza e tutto quanto. Loro ci hanno dato la... Si fidi, così dicono. Così, cioè, sai che c'è una discussione se veramente venga di lì. Però al di là di questo... C'è il fatto che di armi biologiche si parla di meno, io temo che sia un problema molto serio, anche quello che in parte esiste nelle guerre del terzo mondo. Un esempio tipico è il fatto che in certe aree del Congo i ribelli sparano sugli ospedali anti-ebola, sostenendo che sono strumenti dell'imperialismo, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è un tema, secondo me, che dobbiamo tenere assolutamente d'occhio in questo periodo. Però la biologia, chi di voi si occupa di biologia sa che è molto complicato fare un aggressivo biologico e immunizzare i propri prima che venga utilizzato. Quindi tutto ciò che ha fermato fino adesso la guerra biologica, anche i tentativi di utilizzare le tossine, all'inizio si usarono le tossine del botulino, i giapponesi erano fissati con questa cosa delle tossine del botulino, non potendo avere a disposizione l'antidoto, quello esiste solo nei film, cioè quelli che tirano fuori la puntura magica che salva quello inferno, solo nei film, ok? Hanno sempre frenato l'utilizzo di aggressivi biologici. Non ha frenato però la ricerca, la quale ricerca in quel campo lì è sempre stata veramente duale, perché anche il principio del guadagno di funzione, cioè del rendere per esempio un virus molto più aggressivo attraverso dei passaggi di laboratorio, ha un che di militare, diciamo così. Vuoi per prepararti a quello che potrebbe fare un avversario, vuoi per prepararti a quello che potrebbe succedere anche sul fronte interno. Dopo l'11 settembre l'America fu invasa dalle famose lettere all'antrace, cioè il carbonchio sostanzialmente, ed era una cosa che era tutta interna, era terrorismo interno, non era terrorismo internazionale, ma avere una buona conoscenza dell'antrace ha aiutato molto l'America, a conoscenza dell'antrace messa a punto nei laboratori della guerra biologica dell'esercito americano. E questo ha fatto sì che, per esempio, si stilassero le lettere. E il suggerimento che veniva dato è: se ricevete una lettera strana, passateci il ferro da stiro sopra. E in effetti cuocevano l'antrace, il problema si risolveva. Era risolto. Diciamo che qualcosa di simile a quello che tu hai detto della guerra biologica, che non è mai sicura per chi la lancia, vale per le cosiddette atomiche tattiche, per cui uno dei discorsi che sono stati fatti è i russi minacciavano le atomiche tattiche, e la domanda era: nel momento in cui l'hanno sganciata, come fanno con la radioattività per i loro soldati? Cioè ci sono armi che effettivamente, mentre l'atomica cosiddetta strategica la puoi tirare sul nemico, anche se poi se quel nemico lì te la prendi di ritorno, l'atomica tattica la tiri su un campo di battaglia che poi non puoi occupare per un bel po' di tempo. Voi siete in gran parte molto giovani, ma voi fate conto che quando si trovarono Gorbaciov e Reagan in Islanda e si misero d'accordo per mettere al bando le armi nucleari in Europa c'erano almeno 3.000 cariche nucleari tattiche. Cariche nucleari tattiche che andavano dal Davy Crockett. Il Davy Crockett era un oggettino di una cosa folle, una bomba atomica messa in cima a un bazooka. Quindi aveva sostanzialmente 2 chilometri. Cioè uno si sparava sui piedi. Poteva essere sparata da un soldato. Due soldati, perché era bello peso, sì. Sono davanti, perché davanti c'è comunque del plutonio. Ma per esempio a Vicenza c'è un monte dietro Vicenza che si chiama Monte Berico, dove c'erano stoccate le cosiddette mine nucleari. Erano delle valigette, diciamo extra luggage, si pagherebbe sulla Ryanair, che servivano per abbattere i ponti con una piccola carica nucleare. Ce n'era 7. Ma la cosa più folle erano i proiettili di artiglieria, perché si andava dal proiettile 203, che aveva una portata di circa 20 km, perché poi sono oggetti pesanti, a proiettili da 105, che avevano una portata
di 3 chilometri. Cioè, io sparo una cannonata atomica e poi se devo avanzare 10 minuti dopo sono lì. Infatti se andate a vedere i video degli esperimenti fatti nel deserto subito dopo la guerra, uno dei video più assurdi è l'esplosione di una bomba atomica in atmosfera e i soldati che partono alla carica per vedere cosa succede. Di quelli lì non è sopravvissuto nessuno, perché è spararsi sui piedi. Quando si sono messi d'accordo che per togliere l'Europa, l'Europa ha fatto ah, cioè nel vero senso della parola, perché sarebbe stata una distruzione stupida e capillare, autodistruzione stupida e capillare. Questo ci porta a un tema che meriterebbe 3 conferenze, cioè la presenza della stupidità. Naturalmente non è esclusiva della guerra, la stupidità, le cose umane sono piene di stupidità, ma la guerra di stupidità ne ha tanta. Lei voleva fare una domanda? Aspetti, prende per favore. No, chiedevo se le armi nucleari sono state tolte dall'Europa. In questo momento la situazione è presto detta. In Europa ci sono 100 bombe atomiche degli Stati Uniti. Di queste una 60, 70 sono in Italia. È il paese, no, sì, grosso modo una 60, perché gli Stati Uniti mantengono una presenza atomica in Europa a livello di esplosivo tattico. E attraverso 2 principi, uno che è quello del velivolo americano che porta la bomba atomica americana e l'altro è velivolo della NATO, in questo caso i Tornado italiani che stanno a Ghedi vicino Brescia, che portano una bomba atomica di proprietà americana secondo il cosiddetto principio della doppia chiave, il pilota italiano ha la bomba americana. E queste basi ci sono in Italia, in Turchia, in Germania, in Belgio e in Olanda. Questo da parte occidentale, da parte NATO. È un secondo fronte, perché se ci pensate il confine fra la NATO e la Russia è molto più spostato a destra, molto più a est. Quindi da un punto di vista militare è anche molto complicato. Si dice che ci devono essere 7 miracoli consecutivi perché una di queste bombe arrivi a destinazione sul territorio dei russi. Uno di questi miracoli è che ci arrivi l'aereo, perché sono F-16 o Tornado che durante il volo verso il territorio russo devono essere riforniti almeno 2 volte, quindi è veramente complicato. Da parte russa ufficialmente ci sono le stesse quantità, perché in realtà i russi il tattico dovrebbero averlo spostato al di là degli Urali. Gli Urali non sono considerati Europa e quindi però... Lì esiste un principio di verifiche incrociate legate a un trattato che era figlio del trattato per la messa al bando delle armi in Europa, che si chiamava Open Skies, cioè aerei della NATO sorvolavano territori russi, aerei russi sorvolavano territori della NATO e si controllavano facendo aereo ricognizione l'uno con l'altro. Trump ha disdetto il trattato Open Skies. Quindi noi quello che stanno facendo i russi lo sappiamo, diciamo, ma non ufficialmente quello che potrebbero fare i russi. Lo sappiamo perché chiaramente esiste un sistema informativo molto, come dire, sensibile quando si parla di queste armi. Però prima esisteva anche un trattato dove si sorvolavano a vicenda e quindi ogni cambiamento, per esempio a Ghedi 2 anni fa è stata allungata la pista per renderla più vicina al deposito delle bombe, era immediatamente a conoscenza anche degli avversari. E competitor, un paio di domande. Uno, vabbè, quali sono gli stati che hanno invece proprio la bomba H, che è basata sulla fusione nucleare di idrogeno, che è ancora più, credo, più, molto più potente della bomba a fissione nucleare dell'uranio, insomma, e quanto è più potente ancora, cioè quanto poco materiale fissile, vabbè, non si può dire perché non è una fissione nucleare, quanto poco materiale che fonda, insomma, dall'idrogeno in elio basta per avere la distruzione totale del pianeta. E poi secondo, non ho capito benissimo quel nucleare lì che portava da un piede all'altro lì, non, che? Quel che dice lo tocca uno
dice si può arrivare a catena alla distruzione dell'Europa con un piccolo nucleare tattico lì? Sì, allora. E poi vabbè, faccio un'ultima domanda, poi mi risponde dopo, che questa c'entra relativamente con le armi biologiche, c'entra, ma alcuni dicono che addirittura il Covid sia nato da una fuga di laboratorio, potrebbe essere quindi una, poteva essere una potenziale arma biologica questo, che poi è fuggito dal laboratorio. Mi scusi, no, le rispondo io su questo. Quel laboratorio cinese da cui si dice che sia fuggito è uno dei laboratori cinesi che ha più stretta collaborazione con l'Occidente. Se i cinesi volevano fabbricare un'arma biologica non la fabbricavano in quel laboratorio di Wuhan, certo, perché grazie. È uno dei più noti all'Occidente, la direttrice grazie. Del laboratorio di Wuhan pubblicava. Ha un rapporto continuo con gli Stati allora, Uniti. Allora, poi dopo riprendiamo il filo del sì. discorso, rapidamente. La bomba H è un lusso, mi spiego. Mettere su una bomba che fa 8 megatoni, 15 megatoni, cioè milioni di tonnellate di esplosivo di tritolo equivalente, è complicato e è sostanzialmente inutile, perché è una bomba che ha una funzione areale. Cioè si diceva durante il confronto della Guerra Fredda, quando c'era il concetto di rappresaglia massiccia, che una bomba da 8 megatoni centrata sull'Appennino tosco-emiliano avrebbe distrutto quasi tutta l'Italia, ok? Però a me, al militare non interessa una cosa del genere, quella lì è l'arma ultima spiaggia. Fine di mondo, il concetto di fine di mondo, perché se io mi metto a utilizzare una bomba da 15 megatoni e mi porto via mezza Francia, non ci sono più chance per l'umanità. Okay. Che, quindi, scusa, per chiarire, Hiroshima era, se non sbaglio, 15 kilotoni, sì. forse poco di più. Comunque, cioè una bombetta in confronto. Un millesimo. Quindi ci sono bombe H da 15 megatoni, cioè roba che non ha... Mille volte Hiroshima. No, è veramente complicato fare una bomba atomica, eh? E una bomba a fissione è più facile, una bomba a fusione è veramente complicato, perché l'ignitore è una bomba a fissione miniaturizzata, quindi è una cosa veramente, siamo a livello, voi che avete seguito, i problemi che ci sono nella fusione nucleare controllata, li dovete mettere su un oggetto che deve essere trasportato da un missile o da un aereo, quindi una cosa di una complessità. Infatti la prima bomba H l'ha fatta Edward Teller, che è stato probabilmente uno dei fisici più brillanti che ci siano mai stati, un po' cattivo, e il dottor Stranamore per gli amici. Quando invece si parla di escalation, quel discorso che faceva lei, da dove si parte e dove si arriva, lì ci sono tutta una serie di passaggi già scritti nella strategia militare sia di un blocco che dell'altro blocco, dove il risultato è meglio non cominciare, cioè non usare mai un'arma nucleare tattica. Nel momento nel quale la usi sai già che ci sarà un'escalation. Che questa escalation sia un'escalation che negli anni 60, negli anni 50 si chiamava rappresaglia massiccia, nel senso che io ti distruggo tutta la Russia se la Russia usa una sola bomba verso l'Occidente, questo fino al periodo grosso modo inizio guerra del Vietnam. Dalla guerra di Vietnam in poi gli americani hanno cominciato a pensare ad una risposta flessibile, quindi guerra che si combatte in Europa non coinvolge il continente americano, e allora si può rispondere con armi di una letalità sempre crescente ma che porta a un'escalation, cioè una scala. Poi ci sono per esempio le teorie dei paesi nucleari minori, tipo la Francia ha una risposta immediata. Se la Francia si sente minacciata da un'esplosione nucleare o viene sfiorata, colpita da un'esplosione nucleare di qualsiasi genere, la sua risposta è immediata. Ed è immediata con un arsenale nucleare di tutto rispetto. Nella teoria francese è divertente l'aspetto che la prima cosa che fanno esplodere una bomba atomica nella stratosfera per spengere i computer degli altri. Cioè usano una vecchia teoria degli anni 50 che è la bomba a emissione a impulso elettromagnetico.
Però ogni paese ha la sua teoria e la sua teoria è sempre una cosa che è sempre meglio non iniziare perché porta comunque a un'escalation. Quando in questi giorni abbiamo sentito parlare di bombe atomiche come se piovesse durante la guerra, a quelli che si occupano di queste cose si rizzavano i peli sulle braccia, perché non se ne può discutere così allegramente in un talk show televisivo. È una cosa, è la fine del mondo, cioè si arriva comunque alla fine del mondo. I francesi hanno una tecnologia molto raffinata, anche della fusione, hanno sviluppato negli anni Ottanta tantissima bomba N, loro avevano un'idea della bomba N, la bomba a neutrone, che è una bomba ammazza persone, più che una bomba a bassa distruttività ma alta letalità, perché i neutroni vengono emessi ad una velocità tale che distruggono il sistema nervoso degli animali superiori. Negli anni Ottanta loro hanno sviluppato molto i famosi esperimenti di Monroe, chi se li ricorda, nell'epoca Chirac, erano per... Perché noi siamo anziani, ce li ricordiamo. Sì, sì, scusi, però non può essere un se dialogo solo con lei. Se ne riparla dopo, perché abbiamo un limite di tempo. Io comincio a parlarne e poi non finisco più. Vorrei ricordare una cosa velocissima, cioè teniamo conto che secondo alcuni calcoli la Russia e gli Stati Uniti hanno più di 5.000 testate nucleari a testa. La Cina, per esempio, ne aveva fino a poco tempo fa poche centinaia. 300. Adesso, si diceva 300, adesso pare che si stia dotando di più. Che non è un processo immediato, che si fanno come le macchine. Che lo sta progettando, diciamo. E poi ci sono appunto paesi come l'India, il Pakistan, eccetera, che le hanno sempre avute da quando se ne sono dotate, e che sono comunque bombe, non è che hanno delle bombette tattiche, no. Comunque tutti questi sono dotati di bombe altamente distruttive. Io ripeto, la mia preoccupazione maggiore sono India e Pakistan, perché sono paesi tra i quali la guerra è sempre sotto traccia, ma c'è, e forse anche Israele e Iran. Un'ultima cosa, perché poi dobbiamo purtroppo finire, perché se no andremo avanti anche per ore, credo che l'interesse ci sarebbe per tutti. Un'ultima cosa era la privatizzazione della guerra, cioè finora abbiamo parlato di stati, ed è un problema molto grosso, perché naturalmente quando Paolo Busoni diceva gli stati, l'opinione pubblica è quella che frena, l'opinione pubblica frena anche perché vota in alcuni paesi. In altri paesi magari non vota, però comunque i politici ne devono tener conto. Quando una guerra si tende a privatizzare, e questa è una delle maggiori tendenze contemporanee, il peso dell'opinione pubblica diminuisce, il peso della politica diminuisce e diventa un fatto di business. E ne abbiamo parecchie tracce, il gruppo Wagner, Blackwater da parte americana, che adesso si chiama Academy, ma anche la stessa storia di Starlink di Elon Musk, che prima dice lo do gratuitamente all'Ucraina, poi chiede di essere pagato e così via. Un commento su questa cosa della privatizzazione? Allora, la compagnia di Ventura è sempre esistita, ok? Cioè, siamo a Torino, nelle armate settecentesche esistevano degli esperti che venivano giù dalle valli svizzere e venivano utilizzati per un certo tipo di attività. Eugenio di Savoia in fondo era uno di Ventura. Sì. Sta di fatto che però negli ultimi anni la privatizzazione della guerra ha raggiunto livelli non indifferenti. Si è iniziato prima, durante il periodo della Thatcher, con la privatizzazione dei servizi alle forze armate, quindi hanno smesso di farsi la mensa da soli, la lavanderia da soli, perché l'idea delle forze armate inglesi è che il soldato deve fare solo il soldato, non deve fare il cuoco, non deve fare il lavandaio. Da quella via lì grandi fette dell'attività militare sono state via via privatizzate, e ci sono compagnie che si occupano di fare il rifornimento in volo agli aerei che vanno ad attaccare, ci sono compagnie che fanno manutenzione, ci sono compagnie private che addestrano i piloti delle forze armate americane, ce ne sono due compagnie attivissime, e questo va bene. Poi cos'è quello che è successo? Ed è avvenuto questo soprattutto
fra il Kosovo e la prima e la guerra del sì fra la guerra del Golfo e il Kosovo, grosso modo, alcuni pezzi di alcune particolari attività non potevano più essere svolte dalle forze armate di un paese democratico perché incidevano molto da un punto di vista dell'immagine. Quindi tortura, per esempio. Operazioni coperte, reperimento di informazioni, si dice, da fonti sudate. Le fonti sudate sono persone che vengono coinvolte in attività, insomma, no, uno Stato democratico non può utilizzare certi tipi di attività coercitive, però una compagnia privata, perché no? E quindi si è aperto parecchio alle compagnie private. Nell'entourage di Putin esiste questo Pidgorin, che è il famoso cuoco di Putin, che gestisce una delle più grandi compagnie di ventura del mondo, presente anche per la difesa delle miniere di diamanti in Congo, che si chiama Wagner, ma presente in Libia, in Siria, in Sudan, da tutte le parti. In America esistono compagnie che fanno parte di grossi conglomerati finanziari, fra cui la Blackwater, che ha cambiato più volte nome perché poi viene coinvolta, allora c'è un problema di immagine, eccetera, eccetera, che offrono servizi che non potrebbero essere svolti dalle forze armate. Ma se volete ridere tantissimo, c'è un delizioso film che racconta la storia di questo signor Di Veroli, un massaggiatore americano, che a un certo punto prende in concessione la fornitura di proiettili per Kalashnikov alle forze afghane, però pagati dagli Stati Uniti. È una cosa che è nata, figuriamoci, venne fuori su Rolling Stone e poi ci hanno tirato fuori un film che fa schiantare alle risate, ma la storia è vera purtroppo. Questo tizio che si è improvvisato mercante di armi, ha preso in concessione la fornitura di proiettili da Kalashnikov, per le forze afghane, per conto dell'esercito americano, e questo film racconta tutte le sue traversie, da come nel film Finché c'è guerra c'è speranza di Alberto Sordi, però attualizzato. E poi chiaramente alla fine l'esercito americano si accorge di avere a che fare con un improvvisatore, un truffaldino, e poi alla fine lo mandano anche in galera. Però fra le tante cose ci si rende conto che a un certo punto la guerra, in quel caso, aveva bisogno di reperire proiettili di Kalashnikov prodotti in Cina, disponibili in Albania, e le forze armate americane non potevano andare dai cinesi e dagli albanesi a comprare questi proiettili. A un certo punto appaltano a un signor Di Veroli qualsiasi, il quale traffica in contanti con mafiosi albanesi e riesce a far arrivare in Afghanistan questi proiettili. Almeno come la droga, cioè lo stesso tipo di logica. Meraviglioso. E il film è spassosissimo. Purtroppo è spassosissimo. Purtroppo è spassosissimo. Tra l'altro, visto che hai parlato del Kalashnikov, una battuta finale, perché davvero ci cacciano via. Il Kalashnikov è un caso incredibile della storia della tecnologia, oltre che della storia della guerra, perché è un mitra, la K-47, inventato nel 47 tipicamente dal signor Kalashnikov, che ha abbassato i costi del ammazzare la gente in maniera spaventosa. E non è l'unico, però diciamo che è un caso estremo. Complessivamente, uno degli altri fenomeni che dobbiamo ricordare è che mentre il racconto della guerra e delle tecnologie di guerra è andato verso la narrazione, diciamo, gigantista, cioè prima il cannone, poi arrivano i grandi aerei, poi arriva la bomba atomica, eccetera, le armi che costano poco, di cui il Kalashnikov è un estremo. Mi metti l'altra foto, per favore? Ah, sì. Grazie. Ecco, le armi che costano poco hanno cambiato la guerra, anche quelle, e tra l'altro quelle più il terrorismo fanno sì che la partecipazione a un conflitto può essere fatta anche da soggetti che non sono stati e che non hanno neanche tantissimi soldi. Esatto, questa è una foto che ho preso io personalmente in Cambogia, e a distanza di oltre 10 anni dalla fine del conflitto in Cambogia,
ci sono ancora questi cartelli in giro per le campagne. La gente continua a coltivare la terra sapendo benissimo che quella è una zona minata. Ma durante il conflitto, prima nel periodo dei Khmer Rossi, poi dall'invasione vietnamita che cacciarono i Khmer Rossi, poi la permanenza dei Khmer Rossi nelle foreste a confine con la Thailandia, sostanzialmente la Cambogia, che è un paese agricolo, si è ritrovata con 3 milioni di mine. Toglierle è complicatissimo, costosissimo. Se mandi l'altra foto ti facciamo vedere un metodo per toglierle con le ruspe, che non ha nessun senso perché poi non fanno altro che scavarle e metterle ancora più profonde. Però sostanzialmente questi oggetti, a guerra finita da 10 anni, continuavano a far saltare in aria le persone a un costo ridicolo. Cioè una mina antiuomo costa poco più di un petardo, visto che siamo vicini a Natale. E fa un danno economico enorme perché non uccide, produce uno storpio, produce un cieco, produce un peso per la società, e questo lo fa anche 10-20 anni dopo la fine del conflitto, perché essendo un oggetto di plastica non si deteriora e resta lì finché qualcuno non ci mette un piede sopra. Adesso, visto che siamo in chiusura, volevo farvi vedere delle copertine di libri, poi se volete se ne riparla. Questo è il libro di Giulio Douai. Giulio Douai è stato un generale italiano che ha teorizzato per primo la guerra fra nazioni, la guerra totale, la cosiddetta distruzione di massa. Lui era un aviatore e quindi lui pensava che la guerra aerea, i grandi bombardamenti avrebbero portato la vittoria della guerra distruggendo le città degli avversari, non tanto le strutture militari. Quest'altro libro invece è il racconto di un tizio che le mine le è andate a rimuovere, un vecchiettino che ho conosciuto, simpaticissimo, che non vedeva l'ora di raccontarci che cosa? Il fatto che l'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale erano dei paesi più minati del mondo e zitti zitti loro, con un cambio di uno stipendio da fame, hanno scavato, anzi come diceva lui, rastrellato, si chiamava rastrellatore di mine, 2 milioni di mine lasciate dai tedeschi fra Viareggio e Rimini. La famosa linea. E quanti ne sono morti di loro? Di loro, lui ne racconta parecchie, ma le statistiche anche di oggi parlano che ogni 5-6 mila mine salta lo sminatore, quindi è un lavoro piuttosto pericoloso. Altro libro è molto importante perché racconta la storia del trattato per la messa al bando delle mine antiuomo e quindi la parte diplomatica, la mediazione e l'estrema novità rappresentata da questo trattato, che è un trattato partito dal basso, dalla popolazione, quello che si diceva prima, il controllo sociale. La gente era schifata dal fatto che ci fossero le mine antiuomo e tutti si ricordano Lady Di vestita col giubbotto antiproiettile in un campo minato. Ecco, Lady Di insieme a centinaia di altre migliaia di persone spinsero al trattato della messa al bando delle mine antiuomo, e questa racconta la storia. Tutto ciò che può diventare guerra. Questo libro è citatissimo, tutti ne parlano, di questi due colonnelli cinesi che hanno stabilito il concetto di guerra soft, sostanzialmente, però sta di fatto che è vero, perché qualsiasi cosa può essere utilizzato per far guerra agli altri. Cyber war, guerra economica, sizing, cioè blocco delle risorse energetiche, tutta roba che mi sembra stiamo vivendo più o meno in questi giorni, e loro la raccontano. Questo libro è del 98, figuriamoci un po'. Altro libro, La guerra dopo la guerra, racconta la privatizzazione della guerra, molto interessante, con le compagnie che piano piano si fanno largo, prima appaltando la mensa e poi dopo tutto il resto, perché può fare qualsiasi cosa. Blackwater è un esercito, può avere qualsiasi cosa. Ultimo libro. Questo signore era comandante delle forze NATO in Kosovo e anche lui racconta quanto è cambiato il modo di fare la guerra oggi, ed è anche questo un libro datatissimo, perché anche questo è del 2010, ma sembra tutti i giorni di rivedere queste cose, cioè il confronto fra super tecnologia e cannoni di 20 anni fa, di 30 anni fa, carri armati di latta, sferraglianti e satelliti modernissimi, e lo racconta molto bene, è un libro che si legge in maniera molto scorrevole. Ho finito. Senti, io
Io credo che, scusi, perché veramente non abbiamo più tempo, quindi se è una domanda di un secondo possiamo averlo, perché... Ne parliamo quando si esce, tanto siamo qui fuori. C'era un'arma nucleare che scatenava una reazione a catena, avete parlato prima. No, tutte l'uso di qualsiasi arma nucleare. Sì, lo so, perché a catena da un atomo all'altro, da un senso lì. No, a catena di reazione, non dal punto di vista fisico, dal punto di vista della reazione dell'avversario. Sì, questa è la chain reaction teorizzata fin dagli anni... dagli anni 40. L'ultimo libro, se volete leggere una cosa fantastica, questo è fantastico, sì. È un giornalista americano che ha ripercorso i territori dove si è combattuta la guerra negli ultimi 100 anni. E il primo racconto è lui, e la foto viene dal primo racconto, lui che insieme a dei gendarmi francesi va a togliere gli esplosivi della prima guerra mondiale. Perché i grandi bombardamenti sulla linea del fronte della Marna hanno scaricato così tante migliaia di proiettili sui terreni che ogni anno quando arano per seminare viene fuori qualcosa e sono passati più di 100 anni. E allora i gendarmi vanno a recuperare i proiettili. Raccontato in prima persona, un libro veramente affascinante. Il titolo in inglese è Aftermath, che sarebbe... quello che viene dopo, che è anche il titolo di un famoso disco dei Rolling Stones del 66, ma dice esattamente questo, che la guerra non finisce quando finisce la guerra, che è uno dei motivi per non fare la guerra, ma è anche uno dei motivi per prenderla molto sul serio molto. E non dire che basta non farla. Grazie infinite, credo che dobbiamo chiudere. Grazie Paolo. Grazie.